Ben ritrovati amici, un'altra puntata di Good Morning Vietnam. Pompei continua a stupire. Ritrovato un carro con antiche iscrizioni a carattere erotico. Andrà tutto bene. Politica, si chiude la partita dei sottosegretari del governo Draghi. Alcuni esempi: Teresa Bellanova, ex ministro dell'agricoltura e competente in quel campo. Stasera mi esasto a Maraligan, a balla un gonda di zappato. Va alle infrastrutture. Scalfarotto dagli esteri agli interni. Rossano Sasso, per intenderci quello che ha citato Topolino credendo fosse Dante, ovviamente all'istruzione. Carlo Sibilia, quello che non crede allo sbarco sulla Luna. Houston, abbiamo un problema. E che nel 2017 chiedeva l'arresto di Draghi. È nel governo Draghi. Andrea Costa, che per sua stessa missione non sa nulla di sanità, alla sanità. E poi il capolavoro, Lucia Borgonzoni, che si vantava di non leggere un libro da 3 anni, ma saranno 4, alla cultura. A San Marino intanto si inizia a vaccinare col vaccino Sputnik. In Italia 23 milioni di dosi di qua, 20 milioni di dosi di là, ma noi ve le abbiamo spedite, colpa del Corriere, giochiamo ancora coi colori. Questo è un Art Attack. Io non ne volevo parlare, ma tant'è, il 27 marzo riaprono i teatri. Ma le regole per aprire sono difficilissime da seguire. Ucciso l'idra di Lerna, preso vivo il cinghiale derimanto, raggiunto di corsa la cerva dai piedi di bronzo, ucciso a colpi di freccia gli uccelli del lago Stinfale. Senza contare che a riaprire saranno i grandi teatri, dove lavoreranno i soliti grandi artisti. Voi direi, è invidia. Sì. A quanto pare è l'invidia il mio peccato. Quelli dove lavoravo io e quelli come me, le piccole associazioni culturali, teatri ricavati con fatica da spazi destinati al parcheggio, sono già morti da mesi, per non parlare dei club. Quindi il 27 marzo riapriranno alcuni teatri per alcuni artisti, ma sarà il pretesto per non dare più nessun ristoro a nessuno. La battuta non c'è, chiedetela a qualcun altro. E senza la battuta finisce qui Good Morning Vietnam, con una nuova piccola rubrica, la domanda scorretta della settimana. Cosa c'è sotto il cappello dell'Abonino? Alla prossima!